Bentornati in diretta per questa giornata, che abbiamo detto, giornata storica, importante, pesante, faticosa, in cui c'è questa tragedia, anche umana, di Silvio Berlusconi, del tradimento dei suoi, quelli più vicini, insomma, si rivoltano contro lui, come fosse contro un Giulio Cesare, a cui lui potrebbe legittimamente dire tu cuoque, fili mi, proprio, infatti la citazione di Mirko Buonocore, il nostro regista, alla fine del blocco precedente, è stata quanto mai azzeccata. Avete riconosciuto la voce del Vittorio Gassman nazionale. Per capire tutto questo, chi meglio di Paolo Guzzanti? Buongiorno presidente. Buongiorno, no, presidente. Però rimane, sai che l'Italia rimane, no? Io ho fatto l'onorevole e sono onorevole a vita. E tu sei presidente, presidente a vita. Del condominio. Paolo, però mi puoi spiegare, tu sei stato uno in una fase molto arrabbiato con Berlusconi. In questa fase ti ho letto un po' più berlusconiano, diciamo così. Oggi vivi lo strappo dei fedelissimi e sono proprio curioso di sapere che analisi fai. Tanto per chi tifi, brutalmente. Ma io sono molto sorpreso perché quello che accade non l'avevo previsto e non lo so valutare, perché io parto dal principio fisico, insomma, che quel partito è Berlusconi e tutto quanto contenuto nella sua persona, che è anche il limite del partito di Berlusconi, perché naturalmente è un partito personale, ha dei limiti operativi, però quello è. Invece abbiamo assistito e stiamo assistendo e assisteremo nelle prossime ore a una diversificazione, ribellione. E questo è un fatto di grande novità, drammatica. Abbiamo visto tutti ieri sera, credo, a Ballarò, il duello Sallusti-Cicchitto. Pazzesco, cioè proprio inimmaginabile fino a 24 ore prima, insomma, sì, inimmaginabile. Sì, l'ho trovato molto violento, molto inaspettato, insomma, no? E oggi ci sarà questa conta. Tu come voteresti fossi in Parlamento, se fossi stata 7 mesi fa, come la voteresti? Bella domanda. Non lo so, credo che prevarrebbe il senso di disciplina, però credo anche che tanti Parlamento per fortuna non ci sono in questo senso. E quindi puoi glissare, però sei uno che non glissa, insomma, secondo me la... No, non glisso, no. Guarda, sono onesto, veramente non lo so, ma non sto facendo il pesce in barile, perché ci sono argomenti potenti degli uni e degli altri. Cioè, io sono molto amico di Cicchitto, lo stimo da molti anni e ieri sera l'ho visto così determinato, con argomenti che sono seri. E poi dall'altra parte c'è il tradimento di cui tu parli, cioè la pugnalata alla schiena, però in politica esiste il tradimento? Questa è una domanda. Io pure sono stato bollato come traditore, io litigai per una fase, sì, con Maurizio Belpietro, qua fece un elenco in prima pagina dei traditori e tra questi c'ero anch'io. Mi incazzai come una belva, perché trovo che in politica uno può cambiare opinione, può avere delle opinioni diverse. Ecco, per esempio Fini mollò Berlusconi in una maniera molto, molto violenta e drammatica, aveva un progetto politico fallimentare che poi abbiamo visto che è finito nel nulla, quindi aveva politicamente torto, però era un progetto. Qui non lo so, abbiamo soltanto delle persone che vorrebbero mantenere in vita un governo, il quale governo è retto da un partito, anzi guidato dal Partito Democratico, che nei confronti di Berlusconi ha avuto un atteggiamento assassino, al di là della sentenza, no? La sentenza è definitiva, amen, poi Berlusconi dovrà scegliere tra i servizi sociali, che credo sarà quella la soluzione, dei domiciliari, però quello è un capitolo chiuso. Su quel capitolo chiuso il PD ci ha messo un carico da 11
di odio, rancore, di queste urla di delinquente, di pregiudicato, no? E questo perché? Perché il PD ha un grave problema di mal di pancia con il suo elettorato, che non ne vuol sapere, recalcitra, benché questo governo sia figlio della logica, di una necessità, e non c'era altro da fare salvo rifare immediatamente le elezioni, cosa che il Napolitano non ha voluto fare, e d'altronde fare le elezioni subito dopo delle elezioni veramente era molto traumatico. Io oggi sarei per andare ad elezioni in maniera serena e non lacerata, però vedo anche che questa possibilità non c'è, perché il Napolitano non ne vuole sapere, il Porcellum nessuno realmente lo vuole abbattere, meno che mai Grillo, perché pensa che gli potrebbe tornare utile, manco il PD, perché pensa che se vince sono tutti giochi di parata. E allora c'è questo dramma di questa pattuglia di berlusconiani governativi o responsabili, i quali si ribellano al padre, si ribellano al Dante Causa, si ribellano all'uomo che li ha portati in Parlamento. È lecito o non è lecito ribellarsi? Io penso di sì, ma al tempo stesso fa un effetto molto brutto, perché diversamente che negli altri partiti, in quel partito ci si sta e ci si resta e ci si diventa ministri, segretari come Alfano, solo se Berlusconi te lo consente, anzi ti dà lui il certificato. Per cui questa ribellione è una cosa del tutto inaspettata per me, credo per tutti, anche per te. Allora, se io posso dirlo, io sai, non sono mai stato berlusconiano, non ho mai votato, però oggi sento una forte empatia, cioè io penso che Berlusconi oggi sia oggettivamente tradito, e che questa categoria del tradimento abbia una sua valenza in termini proprio democratici. Io credo che un elettore, io c'ho mio padre, vota Forza Italia, fa PDL da 20 anni, insomma, dal primo giorno. Un elettore ha votato quel simbolo perché voleva votare Berlusconi, cioè Berlusconi, ha dato la sua delega in mano a Silvio Berlusconi, punto. Non, non credo che mio padre si senta rappresentato da Giovanardi, ecco, per essere chiari, insomma. Certo, la sua idea è quella che secondo me, dal mio punto di vista, sbagliata, ma che Silvio Berlusconi sia l'argine contro la sinistra, tutte quelle cose, insomma, che per 20 anni hanno funzionato. Dal punto di vista meramente democratico, cioè proprio della legittimità democratica di questo passaggio, secondo me non c'è. Cioè, mentre il tradimento, come dire, paradossalmente era più legittimato Scilipoti, per certi versi, insomma, che era su una linea di confine, che stava in un partito che non si sapeva bene com'era, certo era Manettaro, però insomma, come abbiamo saputo, i metodi di reclutamento di Pietro erano piuttosto laschi, se c'era dentro pure molto, Di Gregorio, Razzi. Certo. Allora, in questo caso invece i cosiddetti, diciamo, oggi tra l'altro raccontati come salvatori della patria, questa è un'altra cosa divertente del giornalismo italiano, Paolo, non l'avrai notato, leggi Repubblica, oggi Quagliarello sembra un santo, Giovanardi un eroe, sì, sì, sì. Questo per il tuo ex giornale che hai contribuito a fondare è meraviglioso oggi, basta leggere un attimo. Io stesso diventai subito un eroe quando feci la mia autografia, certo. Basta che tu dai addosso a Berlusconi e si scopre che fin da piccolo eri un eroe, mentre se tu diventi berlusconiano, allora fin da piccolo eri un traditore, lousco, lurido. Questo parte è terribile, una logica, capisci? Che viene da lontano, è terribile, no? Sì, lo conosco bene, avendola pure patita sulla mia pelle. Ma il termine proprio è come dire, la continua e assoluta drammatica, vorrei dire tragica, incapacità di questo paese di ragionare per elementi di verità. Cioè, noi ragioniamo sempre inscenando commedia, perché quello che dicevi bene te è che questa è tutta roba di parata, tutta roba di parata. Assolutamente, perché la logica della politica porta alle decisioni di Berlusconi. E anche la legittimazione democratica, capisci, ma certo, dire di Berlusconi. Ma certo. Berlusconi prende i suoi 8 milioni di voti linea. Questa è la cosa più sua persona, il suo nome, non c'è dubbio.
mentre questi altri no. Diciamo, io per esempio ho pagato, no? Io ho pagato le mie indipendenze, come qua non sono in Parlamento, Berlusconi non mi ha più messo in lista, ma lo considero una cosa giusta, perché giusta magari fatto... no, ma il meccanismo è quello. Beh, insomma, cioè le regole di questo logica, teatro le conosciamo, logica, fa esatto. Parte della logica, no? È giusto che sia così. Io credo che tutte le ribellioni contro Berlusconi, penso a quella di Casini, quella di Fini, sono tutte finite male, perché non hanno nessun rapporto poi con l'elettorato, mentre l'elettorato, modo, come bravo, hai detto te, ha rapporto soltanto con Berlusconi, oppure con gli altri berlusconiani, ma bypassa completamente quelli che mollano Berlusconi o gli girano le spalle, insomma. Cioè l'idea che questa nuova Italia raccolga voti è una cosa realistica? Cioè questi come si chiamano? Nuova Italia, Italia Popolare, non so come si chiameranno. Ma no, figurati, penso proprio di no. Cioè, ricordiamo che come si chiamava il partito di Fini? Futuro e Libertà, PLI, ma 0,5. Appunto, no, abbiamo visto che erano albumina. Era grazie, Fini, insomma, dire, era Gianfranco, sì, Fini, considerato Gianfranco presidente Fini, della Camera, un grande leader, esatto, con un background, presidente della Camera, no? Finito fuori dal Parlamento, anche se lì c'è una maledizione di Tutankhamen sulla presidenza sui presidenti della Camera, no? La Pivetti, Bertinotti. Solo Casini resiste, caro Paolo. Casini resiste bene, insomma. Casini resiste per il crotto della cuffia, però insomma. Proprio per nulla. Si è candidato in 5 circoscrizioni e è riuscito a essere eletto in una. Sì, sì, sì. Appunto, quello è il destino che la politica, intesa come rapporto tra popolo elettore e rappresentanti, quello è il destino a cui sono destinati i rivoltosi nei confronti di Berlusconi. Certo, c'è un elemento di drammatizzazione molto forte. Io vivo avendo accanto degli anti-berlusconiani molto agitati, i quali ieri sera brindavano, arrivano così molta sentivano la vittoria, erano diventati alfagnani, diciamo, insomma. La corrente angeliniana si trova che improvvisamente questi sono diventano eleganti, diventano colti, diventano non, prima no, prima erano fino all'altro ieri erano dei pezzi di merda tutti quanti, insomma, no, ma improvvisamente diventano pepite d'oro, ma questo fa parte poi più del carattere degli italiani che del carattere dei politici, perché io ho una profonda disistima anche nel bisognerebbe cambiare l'elettorato. Bravissimo, è un po' di tempo politica. Lo vado dicendo, uso Nanni Moretti di Sogni d'Oro quando faccio le trasmissioni, uso sì, pubblico sì, di sì, merda, sì, funziona. Sì, sì, infatti, questo andrebbe detto. Senti Paolo, io devo utilizzarti, se mi dai qualche minuto, anche per ragionare un po' sul tuo lavoro alla Mitrokhin, che purtroppo è stato molto dimenticato, mentre secondo me proprio in questi giorni esce... addirittura si scoprono le tombe. Si scoprono le tombe, però io ieri ho scritto un articolo, so, un po' denso su questi tempi, in cui ti ho citato, il lavoro della Mitrokhin, e mi piacerebbe fare qualche minuto ancora con te dopo la piccola pausa pubblicitaria. Ci sei? Volentieri. Grazie. Volentieri, certo. Pubblicità. Bentornati in diretta a Citofonare di Nolfi, l'ospite di oggi, la prima citofonata del mattino, con Paolo Guzzanti, che è stato presidente nella sua stagione parlamentare di una commissione, si chiama Commissione Mitrokhin, che ha studiato tante carte, ne ha portate alla luce tantissime, che intrecciavano la storia del nostro paese con la storia in particolare dei servizi segreti orientali. Orientali, quando dire Oriente vuol dire blocco comunista del patto di Varsavia, cioè tutto ciò che gravitava intorno all'URSS e ai paesi europei satelliti dell'Unione Sovietica. Questo lavoro svolto da Guzzanti e della sua commissione è stato spesso irriso, spesso messo in burletta. Io continuo a pensare che sia un lavoro fondamentale, se andiamo a leggere le carte della relazione finale, ma anche della relazione di medio termine del lavoro della commissione. Secondo me è tornato alla luce importante questo lavoro dopo l'intervista che sempre una radio amica, che è Radio 24,
con il suo nuovo direttore Giovanni Minoli, ha fatto a un consigliere del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di quegli anni, il 1978, che si chiama Steve Piechnik. Questo consulente parla di interessi sostanzialmente anche del Dipartimento di Stato statunitense rispetto alla morte di Moro, la sintetizzo così. Ho scritto un articolo in cui, memore anche di altre interviste fatte con Guzzanti, ho ricordato il lavoro svolto da Mitrokhin e sul ruolo dei servizi segreti orientali, cioè del blocco comunista, intorno all'etero direzione delle Brigate Rosse in Italia. Caro Guzzanti, hai ascoltato l'intervista di Piechnik? Che idea ti sei fatto? Insomma, io sono convinto che stai mettendo insieme i tasselli tra il tuo lavoro e altro lavoro, insomma, comincia a uscire fuori un quadro di verità, tant'è che io ho avuto l'ardire di scrivere un articolo che si intitolava Caso Moro, ecco la verità. Allora, vergogna su di me, io mi sono perso sia il tuo articolo sia l'intervista. Vabbè, non è importante, però il tuo lavoro a recuperare, perché naturalmente se sono usciti questi elementi di concordanza, ma adesso la facciamo breve. Tu ricorderai, tutti ricorderanno, almeno quelli che c'erano e che hanno memoria, perché poi intanto è nata una generazione successiva di gente dalla memoria mozzata, perché il primo elemento sulla commissione Mitrokhin che mi interessa sottolineare è che finché questa commissione ha lavorato, cioè per 4 anni, mai nessuna delle televisioni italiane le ha dedicato un minuto, che è una cosa gigantesca, perché, no, o meglio, il TG2 ne dedicò 3 minuti quando ascoltammo D'Alema, venne D'Alema e D'Alema si portò, diciamo così, la troupe e fece bene e si vide la commissione Mitrokhin per 3 minuti. Per il resto è stata ignorata, gli italiani non sapevano e non sanno che cosa sia stata, fino al giorno in cui morì avvelenato Litvinenko a Londra, che era un mio informatore riservato. Io, in memoria di Litvinenko, ho scritto un grosso libro che si chiama Il mio agente Sasha, in cui racconto tutta questa storia. Questo libro naturalmente non ha avuto una grande fortuna perché editoriale, ma c'è, ben... ricordatelo, insomma, Il mio agente Sasha c'è, insomma. Il mio agente Sasha, editore Aliberti, forse ancora si trova in libreria. Comunque, nel dicembre del 2006, noi chiudemmo nel 2006, no, dicembre 2005, era quasi Natale, la commissione Mitrokhin andò in rogatoria, cioè tutta la procedura magna con il ministero, andammo a Budapest, dove la procura generale di Budapest ci aveva chiamato per dirci: guardate che noi abbiamo una massa di carte sui rapporti fra terrorismo rosso italiano e servizi segreti dell'Est. Andammo lì e ci dissero: guardate che una quantità di brigatisti rossi erano legati al KGB e alla Stasi tedesca orientale, e ci fecero vedere una valigia verde piena di carte. Io dissi: grazie, ci date questa valigia? Loro dissero: ve la daremo quando avremo l'autorizzazione dell'inquilino del piano di sopra. E chi è l'inquilino del piano di sopra? Erano i russi di oggi, non i russi dell'epoca del comunismo, i russi di Putin, i quali in base ai trattati internazionali hanno diritto di concedere o negare la divulgazione dei documenti dell'epoca comunista. Inutile dire che i russi di oggi hanno messo il veto su quei documenti, ma un documento me lo dette il presidente, anzi me lo mandò per email, ed era la partecipazione di un celebre brigatista rosso che era Antonio Savasta, il quale Savasta era stato, c'erano le prove che era stato un uomo di Carlos, il terrorista che viveva a Budapest sotto la supervisione di Stasi e KGB. In breve, quando si chiede: ma è vero che le Brigate Rosse erano anche, oltre ad essere italiane, fatte dai compagni che sbagliano, erano anche dirette, avevano elementi in contatto, anzi in dipendenza con KGB e altri, la Stasi per esempio, la risposta è sì, ed erano moltissimi.
e quindi erano moltissimi, ma i russi di oggi, i putiniani, ci hanno negato l'autorizzazione ad avere questi. Voi non l'avete proprio viste le carte o non ve l'hanno date? No, abbiamo visto questa, fu una scena da film, ci portarono davanti a questo enorme tavolo dove ci hanno offerto tè e pasticcini, una grande valigia di cuoio verde vecchia, con dentro dei contenitori di cartone vecchio stile, usciti col filo, altro che file da computer, erano carte ingiallite, no? Le mostrarono e c'era un maggiore dei servizi segreti ungheresi attuali, cioè postcomunisti, il quale disse sì, io sto aspettando l'autorizzazione dei russi. I russi non detterò mai questa autorizzazione. Io andai a parlare con un generale che si chiama Ollo, il quale era davanti alla bandiera della NATO, ma davanti alla bandiera europea, e con la bocca cucita, col dito indice, mi indicava il piano di sopra dove c'erano i russi, per dirmi che non c'era verso di poter avere questi documenti. Questo è un dettaglio, ma il punto è che io sono assolutamente sicuro che Moro sia stato fatto uccidere dai sovietici. So che questa c'è del resto il bel libro di Molinari e un altro, adesso non ricordo il coautore, che è l'Italia vista dalla CIA, uscito ormai da una decina d'anni, in cui ci sono tutti i documenti della CIA americana che dicono che loro sono favorevoli al compromesso storico, si fidano soltanto di Moro e che consideravano Moro l'uomo che poteva garantire l'Occidente sull'ingresso del Partito Comunista Italiano nell'area di governo, purché il Partito Comunista avesse reciso i suoi legami con l'Unione Sovietica, e questo per un motivo pratico, cioè l'Occidente non voleva dei ministri comunisti in Italia che venissero a conoscenza di segreti militari che avrebbero rivelato alla controparte. Moro era il garante e l'autore insieme a Berlinguer di questa operazione, e Moro fu assassinato. Berlinguer tentarono di assassinarlo a Sofia col noto incidente del camion, anche lì ci sono libri e carte, e il compromesso storico fu segato dall'Unione Sovietica, che non voleva assolutamente l'indipendenza del Partito Comunista da Mosca, e poi naturalmente la colpa è stata data alla CIA, agli israeliani. E questa è la vulgata poi che è rimasta, no? Se tutti fermi la gente per strada e gli dici Ustica, e ti dicono il missile. Certo, bravissimo. Tu dici Moro, la CIA. La consueta consapevolezza del popolo italico, insomma. Certo, i riflessi condizionati. Pavlov e il cane, diciamo. Tu lo imbottisci via Rai 3, ma non soltanto, perché poi c'è stata una... litigai con Mentana, con cui poi i rapporti si sono guastati, perché dissi: caspita, tu sei direttore del TG5 berlusconiano delle reti Mediaset e non sei riuscito in 4 anni a dare una volta una notizia su quello che facciamo. Ma che lui, ma tutti gli altri direttori di telegiornale dell'epoca, io ho l'impressione che ci fosse stato una cosa di scuderia, per cui non si doveva. È stata l'unica commissione parlamentare che è stata censurata da tutte le televisioni italiane, comprese quelle Mediaset. Allora, io su questa cosa ho sofferto personalmente moltissimo, poi ho pagato anche dei prezzi amari, perché sono stato messo sotto scorta, questo ha creato dei problemi nella mia famiglia, mi sono lasciato con mia moglie, insomma ho pagato un prezzo anche personale molto, molto alto, ma mi farebbe piacere che i prezzi personali servissero almeno per raggiungere un risultato. Io ti sono estremamente grato per ritirare fuori oggi l'argomento, anzi ne approfitto per dire che quel grande paese democratico che è il Regno Unito, sì. Inghilterra, di cui mi fido molto di più degli Stati Uniti per certe cose, seguita a indagare sulla questione Litvinenko, perché io sono convinto, ma mi sembra che anche là ci si faccia strada questa opinione, che
quell'uomo sia stato assassinato proprio, assassinato in un modo molto particolare, con questo veleno mai usato prima, non si doveva capire che era un omicidio. Sa, ma se una persona mandi un motociclista con una pistola, gli piazzi quattro revolverate e hai risolto il problema. No, lì fu fatta un'operazione terribile per non far vedere che era un omicidio, invece poi loro scoprirono che era un omicidio, e questo uomo era colui il quale ci dava le informazioni direttamente da Mosca sulla situazione odierna e di ieri. Quindi chissà che il tempo non sia galantuomo, e grazie anche al tuo articolo, a questa intervista che ha fatto Minoli, all'investigazione che prosegue nel Regno Unito, non si arrivi finalmente a qualcosa. Noi abbiamo scritto tutto, io ho trovato per esempio risolto il caso dell'attentato al Papa del 13 maggio del 1981, facendo fare delle expertise anatomopatologiche, e scoprimmo che quel signore che stava accanto ad Aliashka era davvero il signor Antonov, il capo dei servizi segreti bulgari, e non era un turista americano capitato lì per... mi devi fermare perché io su questa No, mi volevo solo farti una domanda, che era quella valigia verde, secondo te esiste ancora? Sì. È ancora indagabile? Non lo so. Ti è mai venuta la curiosità di trovare un modo per andare, per accedervi? Bisogna fare un'altra rogatoria, bisognerebbe che un'autorità italiana, parlamentare o giudiziaria, chiedesse una rogatoria. Tu sai che sta per insediarsi proprio una commissione sul caso Moro, sì, questa certo, è la cosa, no? Se ci fosse una commissione che volesse io per quello litigai con Berlusconi, perché andai a Berlusconi e dissi: senti, ti imposta, amico tuo Putin, di fare il suo dovere, di lasciarci arrivare alla verità. E lui mi disse: ma Putin è una bravissima persona. E allora, se è una bravissima persona, ce lo faccio vedere. Insomma. Non eri convinto del fatto che Putin fosse una bravissima persona? Ricordo mai. Diciamo. Va bene, caro Paolo Guzzanti, io ti ringrazio, torneremo caro su Mario. Questi argomenti, non nei rituali, che di solito si fa il 16 marzo, il 9 maggio, invece tu su questa cosa, insomma, una certa... È un banale 2 ottobre. Esatto, è un banale 2 ottobre, anzi un 2 ottobre dove dovevamo parlare d'altro, e invece ci siamo appassionati a parlare di Mitrokhin, Moro... Ti ringrazio moltissimo, Eva. Ti trovo su internet, sì, sempre l'articolo, basta fare Maria Di Nolfi, esce fuori sul mio blog, se proprio non so. Molto bene, okay, molto bene. Grazie, buona molto, giornata. Ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di sentirmi. Buona giornata. Ciao. Un saluto a Paolo Guzzanti, già parlamentare di Forza Italia del PDL, poi presidente della Mitrokhin, e poi insomma ci ha dato questo spaccato su un tema che pare un tema secondario, ragazzi, invece tutto davvero comincia da lì, poi magari più avanti spiegherò anche perché c'è questa mia ossessione sulla morte di Aldo Moro, di cui mi sono occupato in lungo e in largo, cercando di arrivare proprio a questa, alla verità. Ma ci siamo, guarda, siamo proprio vicini, questa è la cosa più interessante, basta volerla cogliere e non essere preoccupati solo, ecco.